Proseguono incessantemente le attività volte a prevenire il fenomeno degli incendi di rifiuti attraverso la ricerca e il sequestro di capannoni adibiti a discarica abusiva nel territorio, esercitate tramite lo sforzo congiunto dei carabinieri del NOE di Torino e le varie componenti dell'arma territoriale. Grazie a una segnalazione pervenuta dalla compagnia Carabinieri di Venaria Reale, è stato individuato in Borgaro Torinese un capannone in uso ad un'azienda operante nel campo del trattamento dei rifiuti, completamente saturo di rifiuti speciali. Decisiva è stata nella circostanza la tempestività dell'azione dei militari della stazione dei Carabinieri di Caselle Torinese, che dopo aver raccolto alcune segnalazioni di privati cittadini, insospettiti dal continuo via vai di autotreni nei pressi del capannone, interessavano immediatamente i carabinieri del NOE di Torino affinché venissero effettuati mirati controlli nell'area interessata dal particolare fenomeno. Si è deciso di controllare il capannone industriale al cui interno erano stoccate illecitamente circa 1.000 tonnellate di rifiuti, in prevalenza di natura plastica, ammassati fino a lambire il soffitto della struttura stessa. Le modalità dello stoccaggio, saturazione completa degli spazi, difficoltà ad accedere all'interno dell'impianto elettrico a contatto con i rifiuti e ostruzione e carenza nei presidi antincendio hanno allarmato i militari che hanno proceduto al sequestro dell'area di circa 1.300 metri quadri. All'attività ha partecipato anche il personale del Dipartimento Ambiente della città metropolitana. Il ritrovamento di questo capannone, come di altri nel nord Italia, rientra in una strategia preventiva e repressiva elaborata dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale, che vede coinvolti in prima linea i nuclei operativi ecologici, ed è la manifestazione di un fenomeno in cui i prenditori senza scrupoli ricorrono a modalità di smaltimento dei rifiuti plastici attraverso canali illeciti o solo apparentemente regolari, sia per tagliare i costi di tale attività, massimizzandone i profitti, sia per far fronte alle mutuate condizioni internazionali nel commercio dei rifiuti, che vede un mercato sostanzialmente saturo. Sono già in corso mirate indagini per individuare responsabilità in capo ai titolari dell'azienda e la provenienza, oltre che la caratterizzazione, dei rifiuti rinvenuti.